dalle Camere. Esso prevede che il Governo si confronti con il Parlamento per informarlo del lavoro svolto e dei suoi orientamenti rispetto ai prossimi provvedimenti. Sono qui per ascoltare con la massima attenzione, preventivamente, le valutazioni, le proposte e gli indirizzi che il Parlamento riterrà opportuno proporre all'Esecutivo. Abbiamo iniziato il 4 maggio la fase di uscita dal lockdown. Da allora proseguiamo con prudenza il nostro percorso di riapertura. Dentro questo cammino considero rilevante il dibattito parlamentare di oggi. Un confronto è certamente necessario per riflettere sullo stato di evoluzione della pandemia in Italia e nel mondo e per ascoltare le valutazioni, le indicazioni. Questa nostra discussione per me non è mai semplicemente un atto dovuto nel rispetto di una norma, ma una possibilità vera per l'evoluzione della pandemia in Italia e nel mondo e per ascoltare le valutazioni, le indicazioni che il Parlamento vorrà esprimere sulle prossime decisioni da adottare. Questa nostra discussione per me non è mai semplicemente un atto dovuto nel rispetto di una norma, ma una possibilità vera per favorire una corretta dialettica tra Governo e Parlamento, tra maggioranza ed opposizione, come ha auspicato autorevolmente più volte il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È con questo spirito che in premessa, prima delle opinioni e delle proposte, voglio partire dalla realtà, dai fatti. Purtroppo nel corso di questa terribile pandemia abbiamo tragicamente imparato che la realtà, i fatti, non sempre coincidono con i nostri desideri e spesso prendono sentieri imprevedibili. Pochi numeri, la loro sequenza, sono quasi sempre più chiari ed espliciti di mille parole. Il 31 maggio, quando l'Italia era già nella fase di uscita da lockdown, nel mondo avevamo 5.934.936 contagiati e 367.166 deceduti. Oggi, a distanza di poco più di 40 giorni, i contagiati hanno superato la soglia dei 13 milioni, sono dunque più che raddoppiati e i deceduti oramai sono tragicamente ben oltre il 500.000. Di fronte a questi dati, a questi numeri impietosi, è del tutto evidente che non possiamo abbassare la guardia. Non dividiamoci su questo, vi prego. Anche nella comunità scientifica si dibatte estremamente dinanzi ad un virus che è e resta nuovo. Ma nessuno, lo ripeto, nessuno, bisogna mettere le mascherine, che non bisogna rispettare la distanza minima di un metro e che non bisogna rispettare le norme a partire dal lavaggio frequente delle mani. Tre semplici regole, ma essenziali, che possono farci gestire questa fase di convivenza col coronavirus. Il dato dei contagiati cresce ovunque. Negli Stati Uniti siamo oltre i 3 milioni. Nelle Americhe, da dove ogni giorno ci giungono da più parti strazianti di dolore e di disperazione. Londra diventa sempre più alta anche nei paesi orientali e nel sud del pianeta, dove i dati, con un sistema sanitario molto fragile, sono purtroppo spesso incompleti e parziali. Dentro un vortice drammatico di numeri e percentuali, che con pietosa freddezza rappresentano però donne e uomini in carne ed ossa. Non diciamolo mai, voglio iniziare a andare. Nel nostro pianeta, ad oggi, il Covid ha colpito un cittadino ogni circa 650 abitanti, dei quasi 8 miliardi di donne ed uomini che popolano la terra nella quale viviamo. Questa è la straripante forza di un nemico che non solo non abbiamo ancora sconfitto, ma che continua ad espandersi, ad occupare altri territori, a mietere nuove vittime. Un virus subdolo che spesso colpisce mimetizzando. Covid ci attacca moltiplicando i contagiati non solo attraverso soggetti sintomatici, ma sempre di più per mezzo di soggetti asintomatici. Ricordo questi numeri non per alimentare paure irrazionali che non avrebbero alcun senso, ma per non smarrire la razionalità. Molto preoccupante,
perché la circolazione del virus nel mondo accelera e non perde in alcun modo potenza. Evidenziare i rischi esogeni non può significare sottacere o minimizzare i rischi endogeni. Anche su questo punto voglio essere molto esplicito in questa seconda parte del mio intervento. In Italia siamo sulla strada giusta. Conosciamo sempre di più il virus ed abbiamo adottato misure di prevenzione territoriale nei luoghi di lavoro, come protocolli di sicurezza negli ospedali e nelle nostre strutture sanitarie. Ma non facciamoci illusioni. Non esiste il rischio zero senza il vaccino. Io credo che tutto il Parlamento, tutti gli italiani, debbano essere consapevoli del lavoro fatto in questi mesi, che ci ha consentito di mettere alle spalle i giorni più bui. Come ho già detto in precedenti interventi in quest'Aula, questo dobbiamo riconoscerlo e valorizzarlo, come fa d'altronde larga parte della comunità internazionale, ma senza chiudere gli occhi dinanzi a quello che non ha funzionato come sarebbe stato necessario. Non ci ha regalato niente nessuno. Per primi in Occidente siamo stati costretti ad affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti dal dopoguerra. Ci siamo misurati con difficoltà e problemi inediti per tipologie e dimensioni. Abbiamo combattuto con coraggio e determinazione, senza avere un manuale di istruzione da consultare per orientare le nostre scelte. Quale fosse la scelta giusta, in ogni singolo passaggio, non c'era scritto da nessuna parte. Quando uso il plurale, il mio non è un plurale riferito al governo nazionale. Mi riferisco all'Italia, alla nostra nazione nel suo insieme. Mi riferisco a tutte le istituzioni repubblicane, governo, regioni, comuni, province e soprattutto agli italiani che hanno svolto un ruolo determinante facendo sacrifici inimmaginabili, al personale sanitario, alle forze di polizia, ai volontari, ai lavoratori che per assicurare i servizi essenziali hanno continuato a svolgere le proprie attività anche durante il lockdown. Non finiremo mai, mai di ringraziare queste donne e questi uomini. Con le scelte fatte sono state salvate migliaia di vite umane in Italia, evitando che l'onda alta tracimasse anche nel mezzogiorno. Abbiamo indicato una rotta di navigazione nella tempesta, che poi è servita ad altri ed è oggi seguita da quasi tutto il mondo. Lo dico con grande dolore nel cuore. Chi ha fatto scelte differenti dalle nostre, chi si è affidato all'ipotesi dell'immunità di gregge, sta pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane ed è ancora pienamente dentro la tempesta. Noi, l'Italia, oggi siamo fuori dai giorni più drammatici della tempesta. Viviamo in un mare poco mosso, ma non siamo ancora in un porto sicuro. Non siamo ancora al riparo. Per due motivi, tanto semplici quanto evidenti. Il primo, il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare. Siamo dentro una fase di convivenza con il Covid, in un contesto nel quale, aumentando le attività e liberalizzando gli spostamenti, aumentano inevitabilmente le probabilità di incontrare il virus. Lo testimoniano i numerosi focolai attivi che dobbiamo essere sempre più rapidi ad individuare ed isolare con il massimo della determinazione e senza alcuna incertezza. Il secondo motivo, siamo oggettivamente esposti al rischio di importare il Covid da italiani che tornano da viaggi all'estero o da cittadini di altri paesi che arrivano o transitano in Italia. Sono rischi non teorici, ma concreti, che muovendoci con grande prudenza possiamo ridurre sensibilmente, ma mai azzerare del tutto. Sono rischi che le nostre rilevazioni settimanali mettono chiaramente in evidenza, pur dentro un quadro nazionale che anche questa settimana rileva un indice RT inferiore ad 1. A seguito di diversi piccoli focolai che si sono manifestati in questi ulteriori giorni, ultimi giorni, sono passate da 1 a 5 le regioni con un indice superiore a 1 e conviviamo con piccole catene di contagio di cui non sempre è facile riscontrare l'origine. Sia dai dati internazionali che da quelli nazionali risulta dunque confermata
la valutazione che la partita per arginare prima e sconfiggere dopo il Covid è tutt'altro che terminata. Ecco perché dobbiamo muoverci in ogni circostanza ispirati dal principio di massima precauzione, non sottovalutando alcun segnale di pericolo e sempre pronti ad intervenire in modo tempestivo e proporzionale all'evoluzione della situazione epidemiologica. Discuteremo nuovamente, sia alla Camera che al Senato, con uno specifico ordine del giorno della eventuale proroga dello stato di emergenza. Voglio essere molto chiaro. Al momento nessuna decisione è stata assunta. Dovrà riunirsi il Consiglio dei Ministri e personalmente sono profondamente convinto che il Parlamento debba essere pienamente protagonista del percorso decisionale nel rapporto di fiducia che lo lega al Governo. Lo stesso Presidente del Consiglio mi ha ribadito la sua piena disponibilità ad un ulteriore momento di confronto ad hoc sul tema con il Senato della Repubblica e con la Camera dei Deputati. Con la stessa franchezza, alla luce del quadro che ho precedentemente delineato, credo risulti evidente a tutti che io non consideri terminata e archiviata la fase di emergenza. Il punto aperto è discutere di quali siano gli strumenti formali più adeguati per affrontarla. Valuteremo con trasparenza, anche con il confronto con le Camere, tutte le ipotesi in campo. Nessuna al momento può essere esclusa, sia in termini di procedure e conseguenze giuridico-amministrative, sia in termini di temporalità. Io sono convinto che lo stato di emergenza non possa che essere legato ad un periodo eccezionale e limitato della vita del nostro Paese. Quello che ci preme è essere pronti, non avere intoppi o ritardi, poter essere tempestivi nelle procedure, come ad esempio le gare per i banchi o per i test sierologici in vista della riapertura delle scuole. Quello che non possiamo permetterci è non avere una macchina efficace e veloce per rispondere ad ogni evenienza, perché il rischio c'è e non si può far finta di non vederlo. Credo, permettetemelo, che il tema del rapporto tra epidemia e democrazia meriti un ulteriore momento di approfondimento, anche in vista delle scelte che a breve saremo chiamati a compiere. Dinanzi alle immagini del primo impatto del Covid in Cina, alcuni osservatori hanno immaginato e anche scritto che le regole della democrazia potessero rappresentare un limite per affrontare l'epidemia e fermare il contagio, e che invece i paesi con un forte dirigismo centrale fossero naturalmente più attrezzati per affrontare l'emergenza. Io penso che non sia così. Nella nostra esperienza italiana, la chiave più importante per piegare la curva del contagio è stata proprio la sintonia di fondo tra le misure che abbiamo adottato e il sentire comune della popolazione, consapevole dei rischi che tutto il Paese stava correndo. Non è per me mai stata la chiave securitaria quella decisiva, ma la persuasione, la convinzione delle persone. Io penso che la democrazia e le sue regole rappresentino sempre un punto di forza, mai un punto di debolezza, e credo che queste riflessioni valgano anche per i prossimi mesi. In una fase in cui nel mondo viaggiamo al ritmo di oltre 200.000 nuovi contagi al giorno, è difficile non riconoscere con linearità e trasparenza che la sfida è ancora aperta per ciascun Paese, nessuno escluso. L'ho ripetuto mille volte in questi mesi e non mi stancherò mai di ripeterlo. Il virus non conosce confini regionali, nazionali ed internazionali. Sono mille le strade attraverso le quali il contagio può essere importato in Italia ed innescare nuovi focolai di infezione. In questo quadro, il nostro obiettivo sarà garantire un giusto e proficuo equilibrio tra le preziose ed incomprimibili prerogative del Parlamento e la urgente necessità di tutelare la salute pubblica. Il Parlamento ha definito con la conversione del Decreto Legge 19 del 25 marzo e poi con il Decreto 33 del 16 maggio un percorso, una modalità di funzionamento a quale il Governo, come già sta puntualmente facendo, intende scrupolosamente attenersi. Il comma 1 e 5 dell'articolo 2 del Decreto Legge 19 definiscono con chiarezza
il procedimento da seguire nell'adozione di misure di contenimento. Dentro questo sentiero, la mia opinione è che sia pienamente possibile contemperare e mantenere il giusto equilibrio il diritto fondamentale alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione e le prerogative che sempre la nostra Carta Costituzionale attribuisce al Parlamento. È chiaro che l'Italia è in una fase diversa rispetto ai mesi passati. Dal 4 maggio abbiamo cominciato a riaprire, a ripartire, con giudizio, ma dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo farlo anche per non pagare un prezzo troppo alto sul piano economico e sociale. Ma i nostri concittadini dobbiamo sempre dire una verità decisiva, importante. La prima misura, quella più forte per riavviare la nostra economia, è continuare a rispettare rigorosamente tutte le regole di prevenzione adottate, a partire da quelle relative ai nostri comportamenti individuali. Senza la sicurezza sanitaria non c'è legge di bilancio, investimento pubblico-privato, finanziamento europeo in grado di farci recuperare il terreno perso in questi mesi. Per convivere con il virus sino al vaccino, per riaccendere tutti i motori della nostra economia, per affrontare i gravi problemi sociali che vediamo crescere nel nostro Paese, non dobbiamo arretrare di un millimetro sulle misure di prevenzione. In coerenza con questa impostazione, il Governo intende adottare, a seguito di questo passaggio parlamentare, un nuovo DPCM che proroghi le misure attualmente vigenti sino al 31 di luglio. Le principali misure sono l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, il divieto di assembramenti, le sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena, il divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine. Quest'ultima misura, che ho adottato con mia ordinanza, è direttamente correlata alla grave situazione di contagio in un numero crescente di aree del mondo. La scelta è chiara. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi ed è per questo che abbiamo scelto ancora una volta la linea della massima prudenza. Il divieto di ingresso e transito in Italia riguarda ad oggi chi nei 14 giorni antecedenti ha soggiornato e transitato in 13 paesi: Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Sono le nazioni che hanno un'alta percentuale di incidenza del virus in rapporto alla popolazione ed una resilienza molto bassa dei sistemi di prevenzione e di controllo. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i paesi indicati nell'ordinanza. Aggiorneremo costantemente questa lista sulla base di un'analisi puntuale dell'evoluzione dei dati epidemiologici. Voglio inoltre ricordare che per tutti gli arrivi dai paesi extraeuropei ed extra Schengen abbiamo confermato la quarantena di 14 giorni come misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Particolare attenzione è rivolta in queste ore agli sbarchi sulle nostre coste, con rigorosi controlli sanitari ed obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano. Nessuna sottovalutazione può essere ammessa. Sulla urgente necessità di coordinare e controllare con misure comuni le frontiere europee, nei giorni scorsi ho scritto una lettera al Commissario UE alla Salute e alla Sicurezza Alimentare, Stella Kyriakides, e al Ministro della Salute tedesco, Presidente di turno, Jens Spahn. Nella lettera ho insistito sulla inderogabile esigenza di definire nuove rigorose misure cautelative per gli arrivi da aree extra Schengen ed extra UE, richiedendo a Commissione e Presidenza di promuovere un maggior coordinamento tra gli Stati membri e garantire così una maggiore efficacia alla realizzazione dell'obiettivo di contenere la diffusione di contagi causati da focolai di origine esterna. Ogni misura di divieto di ingresso in Italia e di limitazione della libera circolazione dei voti è una decisione che assumiamo con dolore, ma sono scelte necessarie. L'Italia vuole isolare il virus, fermare la catena del contagio, non isolare i paesi colpiti nei confronti dei quali
riconfermiamo la nostra massima disponibilità di aiuto e di cooperazione. Siamo al lavoro con il Ministro degli Esteri Di Maio e con il Commissario Arcuri per corrispondere positivamente, a partire dal Brasile, alle tante richieste di aiuto che ci giungono da nazioni particolarmente in difficoltà a causa della pandemia. L'Italia farà fino in fondo la sua parte. Nessuno si salva da solo. Un virus globale si batte anche e soprattutto con una forte cooperazione internazionale. Parallelamente a questi provvedimenti, sempre relativamente alla gestione dell'emergenza, il Governo è impegnato tutti i giorni su quattro fronti prioritari. Il primo, il vaccino. Il nostro Paese, l'Italia, è pienamente in campo per assicurare al più presto il vaccino a tutti i cittadini. Un vaccino che, lo ribadisco con forza, è per l'Italia un diritto di tutti, un bene pubblico globale, non un privilegio di pochi. Rispetto alla mia precedente informativa, devo sottolineare che l'iniziativa che abbiamo intrapreso come gruppo di testa insieme a Germania, Francia e Olanda ha provocato un'accelerazione delle iniziative della Commissione europea su questa partita decisiva per sconfiggere definitivamente il Covid. L'accordo che abbiamo firmato con AstraZeneca prevede la produzione di 400 milioni di dosi, di cui 60 da consegnare entro la fine dell'anno. È una bella notizia che il vettore virale del vaccino di AstraZeneca, su cui ha lavorato in primis l'Università di Oxford, è fatto a Pomezia e l'infialamento avverrà ad Anagni. Sono segnali che l'Italia c'è con i suoi cervelli e con le sue competenze. Continua poi in questi giorni il confronto con gli altri paesi europei per chiudere accordi con altri candidati vaccini credibili e interloquiamo a 360 gradi con tutti i potenziali produttori. Nei giorni scorsi ho visitato prima l'IRBM di Pomezia, poi Reitera di Castelromano, dove pure si lavora ad un vaccino tutto italiano, e poi ancora lo stabilimento Catalent di Anagni, dove anche la Johnson & Johnson, oltre ad AstraZeneca, infialerà il vaccino in sperimentazione. L'Italia ha enormi potenzialità connesse all'industria farmaceutica e questo è un asset strategico del Paese. Dobbiamo valorizzare i siti italiani in grado di produrre e attrarre nuovi investimenti internazionali. E questa è la scelta di fondo a cui stiamo lavorando. Secondo punto, gli ospedali Covid. Mi fa molto piacere informare il Parlamento che entro pochi giorni, entro la fine della prossima settimana, il Ministero della Salute avrà terminato l'esame di tutti i progetti pervenuti dalle regioni per gli ospedali Covid ai sensi del decreto rilancio. Conseguentemente saranno trasmessi al commissario all'emergenza per mettere in essere con procedure straordinarie tutti gli adempimenti necessari per la loro più rapida realizzazione. Si tratta di un passo in avanti fondamentale per rafforzare la nostra rete dell'emergenza, delle terapie intensive e subintensive e contemporaneamente rendere più sicuri i nostri ospedali, superando qualsiasi forma di promiscuità tra la rete Covid e quelle non Covid. La terza, aumentare il personale sanitario e rafforzare il territorio. Si tratta di un lavoro senza precedenti. Abbiamo investito più risorse sul Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi 5 mesi che negli ultimi 5 anni. Siamo arrivati al momento a 29.433 assunzioni, di cui 6.330 medici, 13.607 infermieri, 6.476 OS. Il prossimo passo, con l'adozione definitiva del decreto rilancio, sarà l'assunzione a tempo indeterminato di 9.600 infermieri di comunità. Una svolta storica che ci consentirà di rafforzare concretamente i servizi territoriali, che rappresentano, come anche questa emergenza ci ha confermato, il baluardo fondamentale per prevenire e successivamente gestire le emergenze sanitarie. È particolarmente strategico l'investimento sui servizi domiciliari alle persone fragili, che farà passare l'Italia dal 4% della platea di assistiti over 65 al 6,7%. Passiamo, grazie ad un solo decreto,
dall'essere 2 punti sotto la media dei paesi OCSE a 0,7 sopra la stessa media. L'investimento sul personale è fondamentale sempre, lo è in modo particolare in queste settimane, in cui la nostra priorità deve essere recuperare le visite e gli interventi che sono stati sospesi a causa del Covid. Il coronavirus, come ovvio, non ha fermato le altre patologie, a partire da quelle croniche o ad esempio quelle oncologiche, e ora più che mai il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di più energie per recuperare il ritardo accumulato. Dobbiamo sostanzialmente continuare ad investire e dichiarare definitivamente chiusa la stagione dei tagli. La quarta è l'apertura in sicurezza della scuola. È la partita più importante, a mio avviso, fondamentale per i nostri ragazzi e per il nostro futuro. Senza la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, non saremo mai completamente fuori dal lockdown. Con l'accordo del 26 giugno, raggiunto nella conferenza unificata, con regioni, province e comuni, abbiamo compiuto un importante passo in avanti, condividendo le linee guida e gli obiettivi da perseguire. È un appuntamento che va gestito con la massima cautela e prudenza, anche alla luce delle tante difficoltà in cui si sono imbattute le nazioni che prima di noi hanno deciso di aprire le scuole. La riapertura delle scuole riguarderà circa 10 milioni di persone. Tutte le simulazioni fatte a fine aprile per decidere le modalità attraverso le quali procedere ad un graduale superamento del lockdown indicano nella scuola una delle attività a maggior rischio proprio per l'elevato numero di persone coinvolte. Per questo motivo dobbiamo concentrare ogni attenzione sulle riaperture di settembre e dobbiamo tenere un livello di monitoraggio su quanto avverrà nei mesi successivi nelle scuole. Innanzitutto, stiamo lavorando alla definizione di una strategia organica di prevenzione. Il personale scolastico sarà sottoposto ad indagine sierologica. Il commissario Arcuri ha già bandito la gara per i kit, poi allo studio un modello di test molecolari a campione per tenere sotto controllo la popolazione studentesca durante il corso dell'anno. La chiave del nostro lavoro è ristabilire un contatto più stretto tra scuola e Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territoriale. Negli anni dei tagli, con una decisione a mio avviso sbagliata, è stata archiviata la medicina scolastica, che era stata normata nel lontano 1961. I presidi, i professori, il personale scolastico non possono essere lasciati soli nella gestione di questo difficile passaggio. Per questo è essenziale, a mio avviso, ricostruire un rapporto strutturato e non saltuario tra scuola e sanità, rapporto che purtroppo manca da troppo tempo nel nostro Paese. Il Comitato Tecnico Scientifico farà a settembre un'ulteriore verifica sulla modalità di ripresa in piena sicurezza delle lezioni, anche relativamente all'utilizzo delle mascherine e al distanziamento, ovviamente sulla base dell'andamento del contagio. Una cosa a me sembra certa ed indiscutibile: le scuole frequentate dai nostri figli e dai nostri nipoti riapriranno. Sono un valore fondamentale del Paese a cui dedicheremo ogni energia e ulteriori ingenti investimenti economici e finanziari. A scuola dovranno esserci misure di precauzione all'altezza della situazione. A scuola si deve poter andare in piena sicurezza. È con questo spirito che intendiamo affrontare le prossime settimane e la ripresa successiva al mese di agosto. Io credo che dobbiamo farlo non smarrendo il filo di uno sforzo unitario. So che non è semplice, ma dobbiamo provarci. La ricerca della massima convergenza nella gestione di questa difficile emergenza sanitaria non è una concessione che il governo regala alle opposizioni, né uno sconto che al mese di agosto. Io credo che dobbiamo farlo non smarrendo il filo di uno sforzo unitario. So che non è semplice, ma dobbiamo provarci. La ricerca della massima convergenza nella gestione di questa difficile emergenza sanitaria non è una concessione che il governo regala alle opposizioni, né uno sconto che le minoranze fanno all'attuale maggioranza parlamentare. Per me è semplicemente la via maestra per portare il Paese definitivamente fuori dalla tempesta. È la via della responsabilità, l'unica, a mio avviso,
seriamente percorribile nell'interesse prioritario e prevalente del nostro Paese. Spero che il dibattito di oggi saprà essere all'altezza di questa sfida. Grazie. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito. Dichiaro aperta la discussione. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà. Signor Ministro, Presidente, colleghi.